gira non gira così, in realtà tutto è già qui, tutto il bene è già qui, ok? E quindi per questo oggi mi permetto di... C'è stato uno sguardo intenso di Viola verso di là. Si è spenta la luce in redazione, okay. Perché è arrivata la Stefi. Ah, ciao Stefi! Allora, tutto è già qui. Il bene è già qui, no? E abbiamo sempre detto, c'è questo meraviglioso scrittore del Novecento che dice: la felicità non va cercata in giro, no? Devo andare là, se faccio quella cosa divento... La felicità è qui, ed è un sasso sotto l'acqua, lì arriva. Se l'acqua si muove non vedi il sasso, e ti viene da dire: ma dov'è il sasso? E lo vai a cercare in giro per il mondo. Invece devi calmare l'acqua, che è la mente, le passioni, gli istinti e tutte queste cose qua. L'abbiamo già spiegato. Ma io questa mattina vi faccio sentire adesso una canzone italiana di un cantautore che non c'è già più, purtroppo qualche anno ci ha lasciato, si chiama Gianmaria Testa, ok? È uno dei miei preferiti, mi piace tantissimo, ha una voce stupenda e lui racconta proprio questa canzone che dice: tutto è già qui nascosto delle pieghe. L'unico modo che ci può stupire è come lo vedremo, però non è una cosa che non c'è, è già qua. Quindi questo testo va ascoltato. Cosa vuoi mettere? Ma cioè, perché ti sei sdraiato in una spaccata? Perché devo metterla da... Senti che voce che ha. Metti la cosa dei balconi. Cioè, senti, no, del gomitolo. Senti la voce che ha, senti, eh? Sappi che tutte le strade, anche le più sole, hanno un vento che le accompagna e che il gomitolo, forse, non ha voluto diventare maglione, che preferisco non imparare la rotta per ricordarmi il mare. Capisci? Beh, il gomitolo che non vuol diventare maglione, vabbè. Possiamo stare qui a farci 20 puntate, no? Quando uno, tutti si aspettano da te che diventi quella cosa lì, che diventi di successo, e invece tu dici: guarda, io proprio sono un gomitolo che non ho voluto diventare maglione come tutti. Io voglio sta gomitolo. Questa va rivenduta subito. Io voglio sta gomitolo. Come se gomitolo. Se il film di Troisi con Mastroianni, vedi che mi vengono in mente tutte le cose mentre ne lo dico. Ma perché c'è una fucina. Ah, una fucina. Vai in fucina e fammi un panino. C'è il film di Troisi con Mastroianni. Mastroianni sì. È il papà di Troisi, ok? E il papà Mastroianni gli compra la lancia a tema, a proposito di macchine, no? E lui cerca di spronarlo, e chi deve andare in America? Là è aperto 24 ore su 24, dice: io non voglio stare aperte 24 ore su 24, io voglio stare tranquillo. Ce l'hai, Maurizio? Ce l'abbiamo, sì. Ce l'abbiamo? Certo. Credo che si chiami Che ora è il film, qualcosa del genere. Ecco, i suoi titoli non sono preparatissimo. Che ora è? No, Mauri, tutte le volte che... No, se non sei pronto, roba... lo mettiamo dopo. No, allora facciamo così, ascoltate il testo di Gianmaria Testa, che poi, tra l'altro, c'è anche il valzer dentro, che è una meraviglia. Sentite, sentite. Tutto è già qui,